Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. Questo è il video, come tutti i mesi, in collaborazione con il gruppo Piccoli Canali Power. Quindi troverete, come al solito, giù nell'info box i link ai vari canali. Mi raccomando, passate a trovarli, iscrivetevi anche agli altri canali. Io saluto tutti, saluto Daniela, Lalla, Rossella, Giangi, insomma saluto tutti e ovviamente questo gruppo è aperto a tutti, quindi chiunque volesse partecipare può scrivere a me o agli altri del gruppo e insomma verrà accettato con molto piacere. Allora, parto con i prodotti, che a questo giro qualcosa ho da mostrarvi, a parte le uova, che ve lo risparmio a questo giro, ma ci sono, e sono da 4, questa è per Giangi, 4 uova, te sa cosa vuol dire. Comunque, allora, per quanto riguarda il cibo, ho una cosa sola, che poi non è cibo, ma è una cosa da bere, che è finita, ma mi è piaciuto un sacco, è la biogassosa Galvanina, bibita analcolica, frizzante biologica, 1,40 euro. Stavo guardando, penso che Galvanina sia la marca, comunque è certificata e l'ho acquistata in un negozio dove vende tutte cose a chilometro zero, biologiche eccetera, che si chiama Fresco in Città. E niente, l'ho presa, l'ho bevuta, buonissima, sa di gassosa quella normale, quella che si compra, quella non bio, ecco, solo che questa è bio, buonissima, e il pack in vetro, buona. C'era anche tipo il chinotto, la cola, c'era varie cose, ho preso la gassosa. E qui ci siamo, questo per quanto riguarda il cibo. Poi, casa, cura della casa. Ho acquistato uno spray per il bagno della Winnis, ipoallergenico, testato al nichel, cromo e cobalto, senza risciacquo e bla bla, vegan. Ho iniziato ad acquistare un pochino più di prodotti ipoallergenici e biodegradabili anche per pulire la casa, quando li trovo ad un prezzo accettabile, perché non voglio spendere troppi soldi per pulire. Quindi Winnis è una marca che è economica, è buona, è valida e è biodegradabile, ipoallergenica eccetera, quindi ho preso questa e l'ho preso perché Olivia è allergica a qualcosa, io e la veterinaria ci stiamo diventando matte e non si capisce che cosa sia. Ho tolto l'ammorbidente completamente, non si riesce a capire cos'è, insomma si sta diventando matte, e quindi niente. Ho detto proviamo anche a pulire anche il bagno con dei prodotti magari ipoallergenici, anche se là in bagno ci va molto poco comunque, e ho preso questo, che però ancora non ho iniziato a utilizzare. Non ho ancora iniziato a utilizzare perché al Sana ho acquistato questo spray di Green Natural, mousse spray bagno 2 in 1. Ecco, concentrato, testato al nichel, cromo, cobalto, senza profumi di sintesi, buonissimo, sa di menta, ma si sente che è menta naturale, cioè l'olio essenziale di menta. Lo sto utilizzando dal Sana, quindi non lo so quant'è, un mese, sono qua, ne basta pochissimo. Io utilizzo la cosa in mousse, quindi faccio venire subito la mousse, ne basta poco perché già in mousse, se no fa talmente tanta schiuma che non la sciacquate mai. Comunque lascia i sanitari puliti, i rubinetti lucidi, mi piace molto, la profumazione è molto naturale ma sa di fresco, sa di pulito, quindi molto buono. E anche i prodotti di Green Natural hanno un buon prezzo, costano poco, più che altro vi posso garantire che durano un sacco, durano veramente tanto, anche se siete un pochino più spreconi tra virgolette, i prodotti di Green Natural durano tantissimo. Io mi ricordo avevo il sapone per i piatti, che lo utilizzava mia nonna, che sapeva un corno lei di cos'è una roba concentrata, la buttava. Quel sapone per i piatti ci sarà durato un anno e si lavava solo a mano, buonissimo, mi è piaciuto tantissimo. Infatti volevo prendere quello per lavastoviglie, sempre Green Natural, però costa 8 euro e non è poco, ecco, e infatti non l'ho comprato questi, diciamo c'era vero lo sconto fiera, ma l'ho pagato tipo 3 euro, lo sconto fiera non so di quanto sarà stato, del 20%, quindi fate voi il calcolo, più o meno comunque prezzi abbordabili. Sempre di Green Natural ho preso lo sgrassatore con oli essenziali di
tea tree e limone biologici, certificato ICEA, questo ancora non l'ho utilizzato, e poi l'anticalcare con olio essenziale di eucalipto, e anche questo ancora non l'ho utilizzato e che sto aspettando di finire quello che ho aperto e che è quasi finito. Ultima cosa per la casa, poi passiamo al beauty, è questo qua per i pavimenti con gli essenziali biologici di timo, tea tree e lavanda, certificato ICEA. Qui c'è scritto che va bene appunto per animali e bambini. Anche qua sempre testato nichel, cromo, cobalto, eccetera. Di questo ce ne va un po' di più, nel senso, ho letto quanto prodotto ci va ogni volta che si fa, che si lava il pavimento, e non è poco, infatti sono già qua. E visto che insomma se ne va abbastanza velocemente da quello che vedo, questo prodotto che io ho preso per il solito motivo degli altri, cioè per la gatta, fumazione buonissima, io questo l'ho preso appunto per la gatta, per non fargli venire allergie, quindi ho deciso di utilizzarlo solamente in camera e nel corridoio, che sono i posti dove lei sta maggiormente, mentre in bagno e in cucina utilizzare altro, perché le mie finanze insomma sono queste, però in camera, che è il posto dove lei sta di più, dove gioca eccetera, utilizzo questo, magari non le dà fastidio. Sempre per la gatta, già che ci sono, vi mostro questo, così poi passa il beauty, non rompo più le scatole a nessuno. Io utilizzo questa lettiera, che non vi ho mai mostrato, ma in realtà ogni mese io l'acquisto, Cat's Brie Best, è questa, non so se riesco a inquadrarla tutta, comunque è con fibre attive di legno, è agglomerante tantissimo, biodegradabile, non fa polvere. Praticamente con questa qua mi trovo molto bene, perché allora intanto non trovo la polverina delle zampate su mobili o in giro, quindi questo è ottimo. È molto agglomerante, quindi io ogni giorno vado a pulire con la spazzolina la lettiera e tolgo solo le palline di sporco, mentre la pulizia, quella profonda, quella dove igienizzo tutto, faccio una volta a settimana. Non spolvera, quindi non dà fastidio a Olivia, non gli dà fastidio agli occhi. Mi piace molto. È biodegradabile, quindi non inquina. Costa tantino, ma appena iniziate a saperla usare, vi renderete conto che vi dura 3-4 volte di più delle lettiere normali, quindi in realtà risparmiate un sacco. Io all'inizio mi lamentavo un sacco, che facevo pure, cioè una lettiera che costa quasi 8 euro non mi può durare un giorno e mezzo e poi finisce. Vado a parlare con quella del negozio di animali, mi dice: ma guarda, sei l'unica, perché tutti dicono che dura di più. E io niente, ho fatto vari esperimenti, ho capito come si usa e si risparmia un sacco. Quindi se avete un animale, io vi consiglio questa lettiera, perché non dà fastidio all'animale, non dà fastidio a voi, non inquina, quindi perfetto. L'unica cosa è che questi pippolini di sabbia li rimangono un pochino nelle zampine quando esce dalla lettiera, quindi vi sporca un pochino intorno alla lettiera, cioè vi ritrovate dei sassini intorno alla lettiera, però a parte questo, ottimo. Ora beauty. Allora, sono passata dalla Lidl e ho acquistato questo guanto Make Up G-Love per appunto struccare il viso, questo qua. Stavo guardando di che cosa era fatto, perché Rossella me l'aveva chiesto, quindi ho pensato magari può interessare anche a voi. Eccolo qua, 80% poliestere, 20% poliamide. Questo, allora, questo è il guanto, ovviamente cioè naturale, nel senso che si va a inquinare meno utilizzando questo, e non l'ho ancora utilizzato perché ultimamente mi sono truccata praticamente punto, cioè mi sono messa il rossetto come adesso, un pochino di blush e via, che poi vado a risciacquare semplicemente con il sapone quando mi lavo il viso, quindi non ho utilizzato struccanti. Però casomai lo possiamo provare insieme in un video, se vi interessa magari scrivetemelo che si prova insieme. Poi ho acquistato di Bios, un marchio di cui ho sentito parlare bene, ma di cui non avevo provato mai niente. Ho voluto prendere questo latte districante con fico d'India. L'ho acquistato
in una bioprofumeria della mia città, pagato 11 euro, me ne ha parlato molto bene e quindi ho voluto acquistarlo. Per il momento non ho ancora utilizzato, però insomma vi farò ovviamente poi sapere. Poi, sempre in questa bioprofumeria, mi è stato omaggiato questo detergente riequilibrante camomilla e ribes, viso corpo baby, di Quanticlicium. Il suo prezzo sarebbe di 5,40 euro, un prodotto che mi incuriosisce molto, 6 mesi di PAO e 75 ml. Ovviamente vi farò sapere tutto quanto. Poi mia cugina è stata in America, e ha acquistato un kit da Sephora che poi mi ha regalato, di un marchio che mi ha detto che a regola qua non c'è. C'era anche la scatola di questo prodotto, ma ha dovuto buttarla perché non poteva portarmi anche la scatola in aereo, quindi niente, l'ha sfatta e mi ha portato prodotti, giustamente. La marca, aspettate, la marca è Pharmacy. Io vi metto casomai qua vicino, insomma, delle immagini ravvicinate di questi prodotti, che sono tutti in vetro con il tappettino di legno, a parte questo qua che è il... questo è per lavare e struccare il viso, questo qua. Poi gli altri invece sono tutti a base di miele, credo. Allora, uno era una maschera. Questa è una maschera, questa qua, se leggo bene, al limite mi correggerò qua perché è scritto piccinissimo. Poi c'è un balsamo notte, questo qua, e poi c'è questo che dovrebbe essere una crema. Non le ho ancora provate perché li vedo belli, corposi e nutrienti, e quindi vorrei aprirli in inverno quando fa più freddo, in modo anche da poterli apprezzare di più. Adesso che fa caldo non avrebbe molto senso per il mio tipo di pelle, però d'inverno sicuramente saranno ottimi. Passiamo agli acquisti che ho fatto al Sana. Chi non avesse visto il video del Sana lo lascio linkato e niente, ci sono tutte le novità, le cose che ho acquistato e gli omaggi che ho ricevuto. Allora, ho acquistato, perché avevo provato il campioncino e mi era piaciuto moltissimo, di Mossa, questo crema mousse purificante per il viso. Fantastico, ragazzi, mi è piaciuto un sacco. Ho provato un campioncino, con quel campioncino ci ho fatto tipo 3 applicazioni e ho voluto acquistarlo perché mi è piaciuto come prodotto. Questo adesso sto finendo alcune cose e poi lo metterò in uso. Poi ho acquistato di Quanticlicium il balsamo rivitalizzante cocco e ginseng. Anche questo, avevo provato il campioncino, ottimo prodotto, ho voluto acquistarlo, mi era piaciuto molto. Sempre di Quanticlicium ho acquistato quest'acqua balsamo ibisco e jojoba. È un balsamo senza risciacquo di Quanticlicium, non so se ve l'avevo detto, è fantastico. La profumazione buonissima, leggermente di liquirizia, buonissimo. Allora, questo lo sto utilizzando dal Sana e sono qua. Cioè, ne ho consumato così, perché ne basta pochissimo. Io ne metto una o due pompatine nelle mani e poi vado a metterlo nei capelli. Non appesantisce assolutamente i capelli e io ho dei capelli molto lisci, molto fini, che si annodano facilmente, perché la gente dice: ma te capelli liscissimi cosa ti si annodano? No, invece chi ha capelli fini come i miei, cioè vi posso garantire che se non li pettinate, non ci state dietro, mi vengono rasta qua dietro la testa soprattutto. Io i capelli, tra l'altro, li pettino solamente quando li lavo e basta, poi non li pettino mai perché io soffro moltissimo e qui a pettinarli, e quindi non li pettino. Però mi serve appunto qualcosa di molto districante per i capelli, che non me li vada ad appesantire assolutamente. In più ho 3 peli, cioè questi sono i miei capelli. Questo prodotto è fantastico, non li appesantisce, non li sporca, non li unge, districa, che è una meraviglia, lascia questa profumazione molto delicata sui capelli, e niente, mi piace tanto, ne basta poco, quindi un ottimo prodotto. Ve lo consiglio, i prodotti Quanticlicium li ho scoperti al Sana
Sono veramente ottimi. Sto utilizzando anche Vulcano perché è lo scrub per la cute, ragazzi, è fantastico. L'ho utilizzato ieri sera, Vulcano. Mi piace tantissimo. Sono dei prodotti validissimi, ne basta poco, non costano tantissimo. Provateli se non li avete provati. Poi ho acquistato come si chiama? Allo stand di Giada Distribution, un sacchettino con all'interno dei prodotti a sorpresa, pagato 10 euro mi sembra. Al suo interno c'era questo qua che è il sapone di Madara in edizione limitata con il dispenser, scusate mi stavo strozzando, certificato EcoCert che però ancora non ho utilizzato. Poi questa qua che è l'acqua floreale per il viso, per pelli problematiche di Dabba. Io mi devo rifare gli occhiali perché non vedo nulla. Maschera linea detox di Madara, questa qua quella purificante. Ed infine c'era un rossettino di Nudus che, che già la Distribution non distribuisce più. Cioè non distribuisce più né questa marca né Dabba, da quello che mi hanno detto. Comunque il rossettino in questione è questo. Ho fatto per provare la colorazione, mi si è strozzato il rossetto, quindi vabbè, tanto faceva la colorazione, mica il rossetto. Ultime due cose. Allora, intanto una lima per le unghie che mi ha portato da Las Vegas mia cugina, e mi sono scordata di farvela vedere prima. L'ultimo prodotto è, mi sembra l'ho pagato sui 4 euro, 5 euro in negozio, è questa, che è una confezione in vetro di Lamasuna. Questa è fatta apposta per metterci i prodotti solidi. Il tappo è forellato, è così. In questo momento al suo interno io ci ho messo il campioncino dello shampoo per capelli della Saponaria, quello nuovo. È ottimo, è una scatolettina ottima. Volendo lo potete fare anche voi se avete un barattolino, forellate il tappo, però insomma io non avevo voglia di fare questa operazione. È ottimo perché permette di asciugare il sapone solido, però senza farlo deteriorare. Quindi ottimo, e se non ce l'avete, state cercando qualcosa, prendetelo, perché non sapevo come conservare questo, come conservare tutti gli altri prodotti solidi che mi hanno dato Alzana, e con questa scatolina ho risolto la situazione. Quindi questi erano gli acquisti naturali del periodo. Sicuramente il prossimo mese tornerò a farvi vedere tre cose in croce, perché cioè, i soldi sono quelli che sono, e perché voglio riniziare con il mio progetto di smaltimento invece che di acquisti. E niente, io saluto tutti i ragazzi e le ragazze, i ragazzi e le ragazze, c'è un ragazzo solo comunque. Saluto il mio gruppo dei canali Power, ringrazio voi per aver visto il video. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, un commento e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. E niente, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!